Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Balotelli, signori. Continua la nostra rinascita di Super Mario che sta andando benino. Allora, prima di andare avanti con la prossima partita di Europa League che simuleremo, signori, facciamo gli allenamenti. Noi alleniamo la velocità, effetto, passaggio lungo, visione, dribbling, controllo, finalizzazione. Non alleniamo la velocità. E questa è una cosa gravissima perché noi stiamo perdendo tantissimo in velocità. Però vabbè, vediamo un attimino qui come attività cosa possiamo fare. Allora, decisioni 2. Sei il giocatore del mese. E questa l'avevamo già fatto l'altra volta. Va bene. E merito, stavolta dai, diamo merito alla squadra. Natale, non possiamo fare niente. Leggere un libro del tuo calciatore preferito. Ma anche no. Ma anche no, però vabbè dai, facciamo qualcosa, se no del mio calciatore preferito, sì, leggiamo un libro del calciatore preferito, così vediamo di fare qualcosa da così, perfetto, attività completata, bravissimo, bello, perfetto, abbiamo finito? Ah no, ho letto pure l'imprenditore, ho letto tutto, proprio mi sono dedicato alla lettura. Negozio, possiamo fare completo, aspettate, no, andiamo a investimenti prima. App per il cellulare, pronto. Oh, pigliamo sti cattolari di soldi. Bello così, grazie. Sono arrivati un po' di soldi, bene. Poi cosa abbiamo? Team Sport, questo è nuovo. Microfinanza. Questo non possiamo neanche fare niente. Accademia Sportiva 250.000, ma non ci abbiamo. Qua, gioca in borsa. Investi nei videogiochi 500.000. Mamma mia, facciamo qualcosa di più fattibile. 250 non li posso spendere, rimango senza una lira. Andiamo a fare qualcosa di microfinanza, dai, andiamo a fare la microfinanza, aggiudicato, così ci siamo mangiati un po' di soldi del balo. Ok, fatto questo, signori, io direi di andare di avanzare, avvicinarci all'ultima partita del girone di Europa League contro il Molde, che è il secondo in classifica in questo momento, se non sbaglio, nel girone di Europa League. Andiamo a giocare la partita, ma la andiamo a simulare, signori, perché siamo primi senza alcun tipo di problema, quindi simuliamo la partita, siamo in casa, così andiamo avanti, superiamo il turno e vediamo la nostra avversaria per il prossimo turno. Perdiamo 2-1, con l'unico gol effettuato dalla nostra squadra è stato di Fagioli al secondo, e poi ci siamo fatti recuperare una doppietta di Sigurdarson. Va bene. Che è successo? Giustamente non abbiamo fatto nessun livello perché non abbiamo giocato, ma non è un problema, non è un problema, ci rifaremo nelle prossime partite. Allora, vediamo un attimo la classifica, che l'altra volta non siamo riusciti a vederla nell'ultimo video. Siamo crollati pesantemente verso il basso, siamo quinti a 33 punti, il primo c'è il Besiktas a 36, siamo sempre a 3 punti dalla vetta, signori. Riuscissimo a fare 3 partite giuste in campionato sarebbe tanta roba. Purtroppo già subito col Besiktas scontro diretto. È il Besiktas quello lì? Sì, scontro diretto col Besiktas, signori. Andiamo a giocare sempre solo con Balotelli, che è distrutto. Balotelli è completamente arrivato, ma Montella lo manda ancora in campo. Montella ha bisogno di lui, di Super Mario Balotelli, del suo carisma, del suo egoismo, della sua voglia di giocare. E noi rispecchieremo e faremo e daremo fierità, saremo orgogliosi, renderemo orgogliosi Montella delle sue scelte. Dai così. Ma che sta di? Non si sa, però va bene. Siamo a casa del Besiktas. La vedo difficilissima, però va bene. Però va bene. 0-0 al trentesimo, ok, quindi ce lo possiamo giocare. Pallone lungo, pallone a centrocampo per la Dana Sport, che viene stoppato. Balotelli si fa vedere con calma. Balotelli, perfetto, il movimento del Balotelli, che vede il roscio sulla fascia. Il roscio recupera la palla. Pallone ancora, pallone a terra. Balotelli. Lo blocca lui, azione convulsa della Dana Sport, ma Balotelli da solo al centro dell'area la sblocca lui. È 1-0. Bella così. Dai, che mi aspetto l'1-1 sicuro. Lo sapevo. Non lo sapevo. Allora, 70esimo. Dobbiamo segnare per forza. Perché questi capaci che alla prossima azione già stiamo 2-1 per loro. Balotelli. Doppietta personale di Super Mario Balotelli. Bello così, dai così. Abbraccio di squadra.
Approccio di squadra, stiamo 2-2. È diventato di una predibilità sto gioco con questi momenti clou che è qualcosa di incredibile. È qualcosa di incredibile, è prevedibile come poche cose al mondo. È Ruba bene prevedibilissimo. palla. È prevedibilissimo. 2-2, Balotelli in profondità all'88esimo. All'88esimo, Balotelli in profondità, da solo, Buono Balotelli, spunto qui, occhio entra al in area, pallone, Balotelli, Balotelli lo giù, piazza! incredibile, Super Mario pazzesca, ora Balotelli! siamo avanti. Una tripletta che vale 3 punti. Cazzarola, se mi fanno 3-3 a 2 minuti dalla fine io spengo la console. Non ci sto, signore, non ci Arriva il sto. segnale di chiusura del match, Finita, può passare finita, finita, Alfred che 3 a torna a 2. casa con i 3 punti. Oh, un Tripletta di rigore contestato non Balotelli che fuori, sì. prende il Questa squadra pallone si e sale se però lo con porta a competenza. casa. Visto? L'ultimo Montella uomo ci ha schierato nonostante migliora fossimo a casa con i stanchi 3 punti. e Finché alla fine distrutti, ci sono abbiamo pareggi. fatto una gran partita, signori. Tripletta, 3 gol che valgono 3 punti importantissimi contro il Besiktas, che era primo in classifica. Tanta roba, signori, tanta roba. Tanta roba. Va bene così. Va bene così, super partitona. Non abbiamo fatto un obiettivo, ma chi se ne frega, dico, che cazzarola, abbiamo fatto una tripletta, che voglio ancora di più? Ah, mi sono stancato anche a parlare, a esultare con Balotelli. Possiamo allenarlo al balo? Al balo, 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 allenati. Gran bella prestazione di Balotelli, bravo. Saliamo, saliamo lentamente, saliamo lentamente. Secondo me però a 78 ci potremmo anche arrivare. Pausa. Ma siamo già a dicembre, mi sa. Pausa del campionato per le feste natalizie? Sì, decisamente, decisamente. Guardate, un passo alla storia. Record competizione. No, vabbè, record competizione 39 gol. Noi ne abbiamo fatti 17 o 18. Non mi ricordo. Allora, allenamento. Continuiamo a allenare il balo. Dai così. Balo mio, allenati, allenati. Ok, dai, che stiamo salendo a 78. Stiamo migliorando, questa è tanta roba. Dai, andiamo ancora avanti. A gennaio non ci muoveremo, signori, perché questo primo campionato lo dobbiamo finire qui in Turchia, cercare di fare il massimo possibile. Ma c'è una sosta impressionante in Turchia nel periodo di dicembre-gennaio. Impressionante. Si torna a giocare l'8, ma l'8 di che? L'8 di gennaio. In tutto questo dobbiamo andare a vedere un attimino anche se sono stati sorteggiati i gironi di conference. Boh, ti fermi un attimo? Facciamo un attimo una partita in casa. Allora, intanto alleniamoci. Andiamo un attimino a capire. Andiamo a vedere un attimo il calendario per capire qual è la situazione. Andiamo a capire un attimino qual è la situazione. Allora, gli allenamenti li abbiamo fatti. Attività, abbiamo soldi da portarci a casa? Sì, abbiamo tanti linee di abbigliamento. Porta a casa, prendi e porta a casa. Dai, così 187.000 euro sono tornati. Bella così. Attrezzature sportive, dai, così altri 200.000 pippi sono tornati a casa. Ok, abbiamo una botta di soldi, signori. Abbiamo investito veramente tanto. Quindi, direi di spararci un 500 nei videogiochi. Anche no, gioca in borsa. O catene di ristoranti, no, giochiamo in borsa, signori. Diamo proprio pesantezza agli investimenti. E poi facciamo anche un team sport, così tanto per gradire. Un team sport e anche questo è completato. Sì, completato. Scusa, linea di abbigliamento non li ho presi. Sì, e direi anche un'app per il cellulare, così ci siamo mangiati tutto in pochissimo tempo. Perfetto, abbiamo fatto soldi e palate, ma ci siamo giocati tutto. Allora, andiamo a vedere il calendario. Stagione, calendario, capiamo un attimino come siamo combinati. Allora abbiamo il campionato contro il Gidesburg, poi la partita di coppa, ok, ottavo di finale contro il GFK, abbiamo perso l'altra volta con loro. Ci sono stati i sorteggi di conference? No, ancora no, signori. Niente sorteggi di conference. Non si sa di che morte dovremo morire. Va bene, andiamoci a giocare la partita, questa seconda partita di campionato. E poi ci giochiamo anche l'andata di coppa. E vediamo un attimino di proseguire. Sono anche oggi stiamo a giocare a 4, in teoria 4 partite, perché una l'abbiamo simulata, che era quella dell'ultima di Conference League, che siamo arrivati i primi. Quindi penso che tra un po' dovremmo sapere anche con che squadra andare a giocare il prossimo turno di Conference League, ma lo vedremo oramai a fine video. Sto
giochiamoci questi due altri due appuntamenti e poi capiamo un attimino se c'è qualche novità oppure no. L'importante è che Balotelli stia sempre concentrato, signori. Bella la tripletta contro il Besiktas. Sono stati fortunati e bravi che il portiere è andato più volte a papere. Ok, sotto la neve non ci porta bene. La neve a noi non porta per niente bene. Però bene. Ma in Turchia nevica? Scusate l'ignoranza, in Turchia nevica. Attenzione, il 19esimo. Contropiede della Dana Sport che esce dalla propria area di rigore. Attenzione. Balotelli, subito che scatta, Balotelli si fa dare il pallone, bello, fa il movimento Balotelli, si allarga sulla sinistra, Balotelli lento come poche cose al mondo, buttato a terra violentamente. Boh. E dai, sì, però se la punizione la buttiamo, la battiamo noi dall'altra da qua. Qualcuno mi spiega. Tirala, tirala. Bravo il Rocio, bravo il Rocio, la sblocca lui, la sblocca lui il Rocio, la sblocca lui, 1-0. Dai così. Dai così. Buono, 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 buono. Al 29esimo stiamo ancora 1-0 per noi. Balotelli, contropiede nella metà campo avversaria. Balotelli recupera pallone, attenzione, cerca di fare fuori il difensore centrale, l'ultimo è rimasto a difendere. Balotelli la piazza, mannaggia sto portiere. Rigore, attenzione, al 56esimo Balotelli può mettere la firma e potrebbe anche chiuderla al 56esimo. Rigore che batteremo centrale, signori. Rigore che batteremo centrale, non perfetta l'esecuzione. Ma porca, oramai hanno capito che lo tiro sempre centrale. Oramai me li parano tutti i rigori. Se li paro di, se li tiro di lato, me li parano. Attenzione, Balotelli ancora in contropiede, fa fuori il difensore centrale. Balotelli, Balotelli, solo davanti il portiere. Balotelli la tocca. Palo gol 2-0. Gol pulito di Balotelli. Gol fortunoso, colpo di biliardo per Balotelli che fa un palo gol bellissimo. Bello, bello, bello. E metti il sigillo anche in questa partita. Partita che finisce 2-0. Niente da dire, Pietro. Onikuru e Balotelli portano altri 3 punti a casa per la Dana Sport. Tanta roba, tanta roba. Sono contento, sono contento. 2 vittorie su 2 in campionato. Era quello che ci serviva. Abbiamo la terza partita adesso, che però sarà l'andata di Coppa di Turchia. Non so come si chiama la coppa turca, quindi Coppa di Turchia o Coppa Turca. La chiameremo così. Allora sicuramente la classifica del campionato me la fa vedere. No, mi fa andare direttamente al Turks. Al Turks. Al Turks Cup. Allora con questi ci abbiamo già perso all'andata in campionato. In campionato con questi ci abbiamo perso. Vediamo se riusciamo. Turks Kupasi. Kupasi. Vediamo se riusciamo a far meglio oggi. Perché in campionato ci abbiamo perso. È la gara giocata su andata e ritorno. Questa è l'andata, la giochiamo a casa nostra. Vediamo se riusciamo a far qualcosa di buono o se ci condannano già all'eliminazione. Io ripeto, signori, l'obiettivo è fare un buon campionato. Vincere il campionato sarebbe il top in Turchia. Per quanto riguarda già la Coppa e la Conference League, le vedo difficili. Conference League la vedo molto difficile che riusciamo a vincerla, anche perché giocando in match clou ci possono ribaltare la partita. Intanto Balotelli in contropiede, Balotelli fa fuori il difensore centrale, Balotelli, 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 entra in aria, Balotelli, Balotelli! Tirala, 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 cretino, tirala, tirala! Ma porca, ma che cazzo la stanno a fare? Guardami, 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 guardami. Tirala, 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 tira, tira, tira. No, come ha perso la palla? Ce l'avevamo noi la palla. Ma perché? Era nostra la palla. Perché si è rincretinito così tanto? Va bene, va bene. Balotelli si è fatto una palla bruttissima. Però vede il compagno perfetto nella profondità. Entra sull'avversario e recupera palla. Ma porca miseria, stiamo ancora 1-0 per loro, al 40esimo, dai così, dai, calma, 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 siamo dietro la linea della palla. Passamela subito, non ci incisco. No, vabbè, dai, ma come si fa? Io lo ritiro centrale, signori, io lo ritiro centrale, perché ci credo, signori, ci credo nel trucco dei rigori centrali, ci credo nel trucco dei rigori centrali. Il tiro! Balotelli, Balotelli! Balotelli prende il pallone al 45esimo, lo riporta a centrocampo 1-1. Sigillo ha messo anche in questa partita. Attenzione, contropiede al 54esimo. Siamo già al secondo tempo per la Dana Sport.
Attenzione, metà campo della Dana. Balotelli, 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 Balotelli si ferma. Balotelli, 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 vede il compagno. Bello, nell'apertura il Rocio se ne va. Il Rocio se ne va. Balotelli, 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 Balotelli. Cerca di farsi vedere. Balotelli, Balotelli, Balotelli. Assist del Rocio. Assist del Rocio. 2-1, partita ribaltata con doppietta di Balotelli. Va bene così. Ora sarà sicuramente 2-2. No, 2-1 ancora per noi. Calcio d'angolo nostro. Calcio d'angolo nostro, attenzione, siamo al settantesimo. Balotelli va verso la bandierina, chiede il pallone. Che cazzo la De Corner ha tirato? L'abbiamo stroncato, va bene così, abbiamo ammazzato Beliu. Balotelli, va bene, un momento di rabbia di Balotelli, l'ha ammazzato e si becca il cartellino giallo. Primo giallo da quando è in Turchia per Era difficile che Balotelli. la passasse liscia, Pier. Anche in diretta si era primo visto giallo. chiaramente. Ci può stare, ci può stare. 2-1 ancora per noi, contropiede al 90esimo, ultima azione, riuscissimo a fare il 3-1, avremmo chiuso completamente la partita. Balotelli si fa dare il pallone nel cerchio di centrocampo. Balotelli ne sfida 3, Balotelli ne sfida 3, li supera. Balotelli inarrestabile, Balotelli, cincisca troppo. Primo round in archivio, è finita così, signori. 2-1 per la Dana Sport nell'andata di coppa, doppietta di Super Mario Balotelli, che col Rocio festeggia anche col pelatone lì, non so chi sia, però va bene. Festeggia con tutta la squadra. Tre punti no, però primo passo per passare il turno portato a casa, e questo è tanta roba, signori, tanta roba, sono contento. Vediamo ora un attimino migliori in campo, siamo tornati titolari, ci mancano ancora tanti punti personalità per riuscire a passare al livello 2. Va bene, piano piano riusciremo a conquistare anche quello, signori, piano piano riusciremo a conquistare anche quello. Facciamo un attimo un sunto della situazione, ovvero vediamo la classifica come si è mossa. Siamo terzi con una partita in meno, siamo a 39 punti, il Galatasaray è primo a 41, quindi siamo a 2 punti dal primo posto, signori. A pari punti però col Beşiktaş, che pure lui ha 39 punti e una partita in meno. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto. Vediamo se sono state sorteggiate le squadre di Conference League. Attenzione, qui non vedo niente. Qui neanche. Qui neanche. Qui neanche. No, niente. Ancora non sono state sorteggiate le squadre di Conference. Quindi va bene così, signori. Detto questo, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga. Ciao!